Due territori, un'unica passione. L'amore per le due ruote, che siano alimentate da un motore oppure no, distingue da sempre la lingua di terra che unisce al confine Marche ed Emilia-Romagna. Teoria confermata anche dal nuovo percorso cicloturistico per bike e mountain bike, che va a legare ancora di più i paesaggi dell'entroterra e della costa tra le province di Pesaro Urbino e Rimini. Il tour dei campioni nelle terre dei grandi piloti è un tragitto che parte da Tavuglia e da Morciano di Romagna, che attraversa poi Montescudo, Monte Colombo e Coriano e che termina a Misano Adriatico e Gradara. Quello presentato a Base Tavuglia, comune capofila dell'iniziativa, non è solo un progetto che sta al passo con i tempi, ma anche la promozione di una bellezza paesaggistica sulle tracce di chi, grazie al loro talento nel motociclismo, ha arricchito di valore un territorio già unico. Abbiamo lanciato questa proposta che diventa una sfida, perché non succede quasi mai che due territori confine di provincia, ma soprattutto di regione, si mettano insieme per fare un progetto come questo. E la sfida è proprio questa, riuscire a dimostrare che si può fare. Vorremmo dare un servizio, una promozione del nostro territorio in un fazzoletto di terra che racchiude tantissimi valori, soprattutto da un punto di vista dell'ambiente che ha creato dei grandi campioni, sia nel ciclismo, sia nel motociclismo, perché poi anche i piloti vanno in bicicletta. E il Tour dei Campioni unisce parte da Tavuglia, può arrivare a Coriano passando per tantissime altre strade, coinvolgendo tanti territori minori rispetto alle grandi città, ma che hanno tanto da offrire. Due comuni delle Marche e quattro dell'Emilia-Romagna. Se il percorso parte dalla terra che ha visto nascere e crescere Valentino Rossi, il tour poi prosegue passando per il paese medievale di Paolo e Francesca, prima di affacciarsi sul territorio romagnolo. Il percorso di Gradara passa per il momento solo in una parte di Gradara, che è praticamente quella collegata verso Tavuglia, ed è un percorso sterrato molto bello con delle salite e delle discese. Prevediamo in futuro di ampliarlo, di coinvolgere anche altre parti di Gradara, perché comunque Gradara comunque è grande, alla fine è un territorio grosso come Riccione, si può dire, quasi 18 km quadrati e ha tantissimo verde, tanti percorsi pedonali. Noi come amministrazione in questi anni abbiamo lavorato tanto per aprirli. Per aprire nuovi percorsi, nuove strade che sono rimaste desuete nel corso del tempo e abbiamo lavorato proprio per aprirle e fornire nuove vie, nuovi percorsi. Un'iniziativa in grado di incentivare il turismo outdoor, portando ancora più visitatori ad assaporare quella fetta di terra definita dai nativi come Marchignola. Una crasi che ingloba un ampio paesaggio immerso nel verde delle colline e nel blu del mare e che verrà promosso dai diversi comuni coinvolti attraverso un'app. Grazie alla nuova piattaforma ci si potrà far guidare in questo viaggio tra natura e gastronomia che gli ideatori del progetto hanno pensato di promuovere attraverso il racconto di Mauro Sanchini, ex pilota e attuale commentatore della MotoGP. Io oggi vi consiglio di fare il Tour dei Campioni, un giro di una settantina di chilometri con un buon dislivello, bello anche per te in mountain bike perché ci sono dei percorsi da poter tagliare, quindi si può farmi una strada, ci puoi uscire anche con le bike. Allora, si parte da Tavuglia, ecco il Tour dei Campioni perché partiamo dal punto di Valentino Rossi, 9 volte campione del mondo, leggenda del motorsport, personaggio mondiale, per cui da Tavuglia si va a Morciano, da Morciano c'è una bella salita verso Monte Colombo che noi utilizziamo noi motociclisti per allenarci. Da Monte Colombo, Montescudo, si scende a Coriano, terra del Sic, c'è anche un museo molto bello da visitare se uno ci vuole fermare. Poi da Coriano, andando in direzione Misano, a metà c'è un ricordo per Nick Hayden, ex campione del mondo della MotoGP, e si arriva a Misano Adriatico. Con lì vi danno la possibilità addirittura di fare un giro dentro l'autodromo, che è una cosa spettacolare, e poi da Misano Adriatico si sale a Gradara. Non è terra dei campioni Gradara, ma noi ci andiamo a mangiare perché si mangia molto bene. Da Gradara a Tavuglia si chiude il giro, 2 orette e mezzo, ve ne do 3 massimo, divertente.